Se tu pensi, Matteo, che col Cassano, se perdevamo qua, era finita la stagione. Ero ben consapevole di questa squadra che abbiamo, però con tanti infortuni quest'anno, ma anche un po' problemi caratteriali, che poi alla fine, adesso che siamo complete, abbiamo risolto parecchio. Abbiamo risolto anche le variazioni in difesa. Comunque, come dici tu bene, se tu giochi l'ultima partita qua a Bressanone, la finale, le ragazze riescono a vincerla, non c'è più grande regalo forse. Quanto ha influito secondo te sull'autostima della squadra la semifinale che avete vinto con quel recupero, 9 gol in casa delle campionesse d'Italia, l'ultimo gol, all'ultimo secondo? Infatti anche quella prestazione lì, dal 40esimo al 50esimo, abbiamo fatto un parziale di 9-0 che nella pallamano difficilmente esiste. È andata così e chiaramente adesso credo anche per la seconda e terza gara, che ha portato tanto autostima, ha portato tanta autosicurezza, e io ripeto alle ragazze, campioni del mondo non ce ne sono, puoi vincere uno contro uno in difesa con tutte, secondo me. Anche se oggi di nuovo l'Aiko è straordinaria e ci ha fatto grandissimi problemi. Non credo che abbiamo giocato la miglior pallamano, però come hai detto tu abbiamo giocato quella di cuore, quella di grinta. E l'impressione rispetto ovviamente alla parte di stagione in cui avete avuto tanti infortuni è che adesso effettivamente potete ruotare molto di più sulla linea dei terzini, con giocatrici anche poi d'esperienza, anche la coppia di portieri, non so quante coppie di portieri ci siano nel nostro campionato importanti come quella di Brixen. Da contraltare ti chiedo che cosa è successo dal più 5 al ritorno di Erice. È fisiologico secondo te che una squadra come Erice possa tornare, o è mancato qualcosa alla tua squadra? Io non credo che loro atleticamente siano più pronte, anzi siamo a pari merito secondo me. Per me ci voleva, perciò ho detto non era il miglior il pallamano, perché ci voleva un po' di intelligenza, oppure la freddezza, eravamo 6 contro 4, eravamo 6 contro 5 e non siamo riusciti a lì andare via, veramente chiudere la partita, perché alla fine l'Erice è andato a pareggio e non era più facile gestirla. Niente, è andata così. Adesso andiamo avanti per la seconda Lercia. Penso che noi non abbiamo stato nella prima parte lucidos in difesa, ma questo si gioca 60 minuti. Penso che abbiamo fatto una buona seconda parte. Loro anche giocano, questo è una finale, quindi come tu ben hai detto, los piccoli dettagli marcano la differenza. Quindi il venerdì abbiamo una gara importantissima per noi nella nostra casa, quindi dobbiamo guardare in che abbiamo sbagliato, migliorare, aggiustare e continuare in questa gara. Avete subito, è vero, dicevo, no, 17 gol, ma nel secondo tempo, come dicevo, avete ribaltato poi la partita, siete anche andati in vantaggio. È chiaro che in queste partite poi fa la differenza anche quando Brixen è tornata in partita, ogni gol che segnava il palazzetto tremava, e questo sarà un fattore su cui potrete contare voi nella partita in gara 2. Certo, questo l'ambiente ha sido bellissimo, penso che per tutti los tifosos de Brixen y pure de Erice, ¿por qué no? A la gente que ama el palamano, este ambiente le piace tantísimo. Quindi bisognamos de tornar, de dar la vuelta al marcador el venerdì y estar prestos para presentar esta batalla. Sì, è stata una partita bellissima con questo pubblico che ti sostiene. Ci sono emozioni incredibili. E sì, questo era il primo tempo, adesso bisogna chiudere giù il secondo tempo, speriamo che vinciamo giù e sì. Le note negative però sono che avevate praticamente quasi chiuso la partita, avete avuto 3 passaggi durante la gara in doppia superiorità numerica. Però c'è stato soprattutto l'ultimo di questi passaggi in cui invece avete sprecato in attacco 2 palloni consecutivi. Erice ha ripreso coraggio e avete quasi rischiato poi di buttarla via. Sì, questi errori che non possono succedere. Certo che una squadra come Erice dà tutto a avvicinarsi ancora da noi, ma
alla fine ha vinto quello che ha la testa più dura. Questa volta eravamo noi quei e vediamo chi vincerà giù. Cosa ti aspetti che possa cambiare in gara 2? Che cosa possa introdurre magari Erice per, rispetto a quello no, che si è visto stasera, un Brixen anche rispetto a, alla regular season dove avete avuto tanti infortuni con tante rotazioni in più perché avete potuto cambiare di più? Questo vi permette anche di rimanere più fresche poi nel corso della partita? Sì, vediamo giù, sicuramente giocano meglio penso come oggi e... però guardiamo a dare il meglio noi e speriamo che vinceremo anche giù. Comunque Brixen diciamo che è stato sempre in vantaggio, dopo la pausa del primo secondo tempo abbiamo avuto quella capacità di rimontare, siamo andate anche uno sopra e poi il pareggio. Si sa, Bressanone comunque non è un campo facile, sia per la tifoseria, ma anche come la squadra, come si è dimostrato in terza gara di semifinale a Salerno, non molla mai. Questo ci deve dare una carica in più per il ritorno a casa nostra, che anche questo è un vantaggio come oggi a loro è stato per loro. Ce la dobbiamo mettere tutta e niente, speriamo bene. Ecco, vantaggio del fattore campo, che è stato quello che va aiutato sicuramente in gara 3 no? di semifinale, e l'abbiamo visto tante volte in questi playoff, tu l'hai vissuto anche a Salerno l'anno scorso, è stato decisivo per ribaltare la serie contro Erice e sarà probabilmente l'aspetto fondamentale no? in questa gara 2, in cui secondo te che cosa potrà fare la differenza tra due squadre che poi alla fine, quando si arriva a questo punto, non ci sono segreti, sono squadre che poi vi conoscete tutte, giocate insieme in nazionale, vi conoscete a memoria. Sì, ormai comunque sono anni. Io penso che comunque il pubblico sia l'ottavo giocatore in campo, quindi sicuramente sarà un vantaggio essere giù a Trapani. E lì vince chi sbaglia di meno, come oggi. Noi oggi abbiamo sbagliato tanto, sia la prima parte in difesa e anche soprattutto in attacco, perché comunque Prusner e Lukin, tanto di cappello di portieri, assolutamente. Però noi abbiamo sbagliato tanto e questo in casa, oltretutto anche essendo in casa, non deve succedere e dobbiamo essere il più possibile lucide.